grande storico e critico d'arte, avrebbe definito Walter Di Vella un pittore out of his time. Alla pari di Chagall, il mago dei sogni, Walter è un inqualificabile tra gli inqualificabili. Non è un naif, non è un espressionista, non è un cubista, non è un surrealista, non è un istintivo. È simbolismo, è anarchia. È favola, è sogno. E come Chagall, anche Walter vive voltando le spalle a ciò che ha davanti. Le sue tele, infatti, inconfondibili, risvegliano l'antico fascino delle favole. Le espressioni varie e contraddittorie del nostro tempo lo obbligano ad uscire dalla stereotipata generalità di comodo per rifugiarsi nell'ideale e irreale semplicità del suo mondo fantastico. Il nostro Walter possiede connaturato il desiderio icaresco di dare sfogo ai suoi sogni. Il suo pennello, penetrando attraverso le maglie della sua fantasia, dà corpo all'irreale. La luminosità dei suoi colori preferiti avvolge di misterioso fascino i suoi poveri paesaggi. Il suo bianco calce, infatti, altro non è che la purezza esorcizzata del suo fantastico mondo. Il suo vero io è tra quelle linde casette e in quello splendido azzurro del suo cielo, e tra quelle lunghe e larghe scalinate, irreali visioni dell'amato paese. Anche nelle sue forme più apparentemente passatiste, Walter non è da considerare uno dei tanti. La sua pittura apporta un notevole contributo al delinearsi di una piattaforma dell'arte, ampia quanto ampia è la psicologia dell'uomo. La sua arte è il frutto dell'aspirazione dell'uomo contemporaneo, che ha finalmente compreso che la ricerca dei nuovi valori è nella semplicità di un mondo irreale. Walter Di Vella e fiducia nelle illusioni.